Nicoletta Mazza riparte il campionato, ci sarà trasferta contro la Solbiatese. Come sta la squadra dopo queste 2 settimane di stop? Che tipo di lavoro si è fatto? Beh, abbiamo cercato di lavorare il più possibile sui nostri punti di forza in modo da sfruttare questo tempo lontano dalle competizioni, per lavorare proprio un pochino sui dettagli e anche sulle macro mancanze che abbiamo evidenziato fino ad oggi. Devo dire che stiamo bene, è stato probabilmente un peccato fermarci perché realmente le ragazze ci davano la sensazione di essere in una situazione psicofisica ottimale. Però posso dire che questa settimana ho avuto subito la sensazione che abbiamo riattaccato la spina esattamente nello stesso modo in cui abbiamo terminato questa fase finale. Quanto è stato importante andare alla pausa di nuovo in testa? Beh, sicuramente ci ha dato una mano per lavorare in maniera più serena, anche se sappiamo che 9 partite sono veramente infinite, e come abbiamo detto altre volte, ci vuole equilibrio. Siamo contente sicuramente di essere davanti, ma questo non ci fa né sentire arrivate né gioire in anticipo assolutamente. Siamo concentrate. Si ripartirà, lo dicevamo prima, dalla trasferta contro la Solbiatese, una squadra battuta l'andata solo nei minuti finali della gara, quarta forza del campionato, partita tosta. Sì, sappiamo che la Solbiatese è da anni che milita in questo campionato, è da anni che fa bene. A giocatrici importanti che conosciamo bene e che comunque temiamo, sappiamo che ci darà tanto filo da torcere e stiamo preparando la partita, non ci illudiamo che possa essere così, diciamo, in discesa come lo è stata la partita all'andata, anche se abbiamo segnato all'ultimo minuto, ma non ci fu storia, fu una partita realmente in un'unica direzione a nostro favore, non ci illudiamo che sarà facile ripetere questa cosa e ce la metteremo tutta. Le parole di Barcella e Viscardi nelle settimane passate hanno evidenziato questo grado di maturità che ha raggiunto la squadra e quanto può essere importante averlo raggiunto ora in vista del rush finale. È fondamentale, ci abbiamo lavorato molto anche grazie a giocatrici di esperienza come loro. Sappiamo che adesso ci vuole tanta consapevolezza e equilibrio, come abbiamo detto, non dobbiamo vivere di sensazioni ed emozioni, ma dobbiamo stare agganciate al nostro percorso e alla nostra consapevolezza, appunto, e continuare a lavorare giorno per giorno in maniera umile e allo stesso tempo consapevole, appunto. Grazie. Grazie.